Nella precedente video lezione abbiamo visto che la scuola pitagorica è nata in Italia, a Crotone, e poi si è espansa in tutte le città greche dell'Italia meridionale. I pitagorici sono conosciuti prevalentemente per aver trattato la matematica come una vera e propria scienza. In realtà la matematica deve il suo nome proprio ai pitagorici, che non solo diedero un nome ad una scienza e la trattarono come una vera e propria scienza, ma ne definirono anche gli elementi fondamentali, quali per esempio il concetto di quantità, di punto, di linea, di superficie e di corpo. E non solo, ne definirono anche i suoi ambiti di applicazione. Inoltre, i pitagorici furono i primi a sottolineare l'importanza del rigore che sta dietro le dimostrazioni scientifiche di qualsivoglia scienza, compresa la matematica. Per poter dimostrare una qualunque tesi era necessario avere dei parametri scientifici rigorosi. Proprio in virtù del fatto che la scuola di Pitagora orbitava attorno alla matematica, anche la loro filosofia era influenzata da questo, a partire dall'idea che la sostanza delle cose non è l'acqua, non è l'aria o qualsivoglia altro elemento materiale, ma è il numero. È il numero la sostanza che costituisce tutte le cose. Ma capiamo insieme meglio che cos'era il numero secondo i pitagorici. Il numero per i pitagorici era considerato un'unità e per unità si intende come il punto geometrico, che è un'unità per l'appunto. In questa slide vedi quattro unità, il punto A, il punto B, il punto C e il punto D. Facciamo un esempio concreto, così da capirci. Prendiamo il numero 10, che era considerato il numero perfetto. Il numero 10 era raffigurato come il triangolo che vedi in questa slide, composto da 10 punti e che ha 4 punti per lato. Secondo i pitagorici, costituiva la sacra figura della tetractys. Nell'esempio puoi anche vedere un'altra importante teorizzazione dei pitagorici. Abbiamo visto che il numero 10 viene raffigurato geometricamente come un triangolo. Questo perché, secondo i pitagorici, aritmetica e geometria erano considerati una cosa sola, in quanto ogni numero, come il 10, è allo stesso tempo una figura geometrica, in questo caso il triangolo, e viceversa. Ogni figura geometrica non è altro che un ordinamento di punti nello spazio, che può essere misurata grazie all'aritmetica. Quindi, tornando a noi, al concetto che il numero è la sostanza di ogni cosa. I pitagorici sostenevano che il mondo fosse misurabile e che fosse misurabile proprio grazie all'unità di misura delle cose, ossia il numero. Quindi, facendola ancora più semplice, il mondo è misurabile perché è fatto di numeri e questi numeri sono ordinati geometricamente nello spazio. Grazie ai numeri si può misurare tutto, persino la musica. Dirai, ma la musica che c'entra con il numero e con la matematica? Beh, se suoni uno strumento musicale o fai danza lo saprai molto bene. Musica e matematica non sono poi così distanti tra loro, perché il rigore della matematica lo si ritrova anche nella melodia e nell'armonia di una musica, che è l'insieme determinato, coerente e pensato di note, che appunto non sono messe lì a caso per raggiungere quella determinata melodia, ma sono unite insieme in modo determinato, coerente e ben pensato. Questo ordine melodico può essere tradotto in forma matematica e questo i pitagorici lo avevano compreso molto bene. I pitagorici si spinsero ben oltre, sostenendo che il nostro mondo non è in silenzio, anzi le sfere celesti, muovendosi, producono una melodia meravigliosa. Ti ricordi che nella scuola ionica abbiamo parlato degli opposti delle cose, caldo contro freddo, umido contro secco? Nel caso dei pitagorici, secondo te, se tutto è numero, come avviene l'opposizione tra le cose? L'opposizione tra le cose deve essere necessariamente un'opposizione tra numeri, secondo i pitagorici, quindi un'opposizione tra pari e dispari. Tanto è che il mondo si divide proprio in due parti, una parte dispari e una parte pari. Guarda queste figure e rispondi a questa domanda, fermando il video in modo da avere un attimo per rifletterci su. Tra le figure dei numeri pari e le figure dei numeri dispari, quali figure ti sembrano più complete? Come vedi, le figure dei numeri dispari hanno un pallino sulla destra, proprio dove va la freccia, mentre le figure dei numeri pari non ce l'hanno. Hai risposto alla domanda? Quali
Quali figure secondo te sono più complete? Ora vediamo cosa pensavano i pitagorici. Secondo i pitagorici, i numeri dispari sono un'entità limitata, come si desume dall'immagine grazie a quel pallino che chiude lo spazio interno, mentre i numeri pari sono un'entità illimitata, che non trova un termine, un compimento, ma va avanti all'infinito. Questo perché non c'è un punto che ne delimita lo spazio interno. Ti ricordo che per i pitagorici aritmetica e geometria sono identici, per cui il numero dispari o pari viene poi espresso con dei punti geometrici che formano delle figure geometriche. Ora ti voglio far riflettere su questa cosa. Preferisci il limitato del dispari o l'illimitato del pari? Quale scegli? Ti faccio questa domanda perché i greci per primi, non solo i pitagorici, se l'erano posta molti anni fa ed erano giunti alla conclusione che fosse meglio il dispari, non tanto per il dispari in sé, ma per il fatto che fosse limitato, determinato, chiuso, finito, compiuto. E questo dava ai greci l'idea di qualcosa di perfetto. Invece il pari era considerato illimitato, indeterminato, incompiuto, imperfetto e quindi difettoso. Ed è proprio a partire da questa credenza di tutti i greci che anche i pitagorici giunsero alla conclusione che per loro il numero dispari fosse il principio attivo e determinante delle cose, mentre il numero pari fosse il principio passivo e determinato. Questo dualismo tra pari e dispari, cioè tra l'illimitato del pari e il limitato del dispari, ha portato la filosofia dei pitagorici ad essere una filosofia dualistica, costituita da 10 opposizioni fondamentali, che si basavano sempre sull'idea che il dispari fosse il bene, il perfetto, l'ordine, che vedi nell'elenco sulla sinistra, mentre il dispari fosse il male, l'imperfetto, il disordine, che vedi nell'elenco sulla destra. Il primo dualismo è chiaramente quello tra dispari e pari. Vediamo adesso gli altri, tra limite e illimitato, tra unità e molteplicità, tra destra e sinistra, tra maschio e femmina, quiete, movimento, retta, curva, luce, tenebre, bene, male, quadrato, rettangolo. L'armonia tra gli opposti era possibile, secondo i pitagorici, grazie ad un rapporto perfetto tra i numeri degli accordi musicali. Ti ricordi che all'inizio della lezione abbiamo detto che i pitagorici sostenevano che aritmetica e geometria fossero identici? Tu sei d'accordo? Beh, ad un certo punto nella scuola ci fu un vero e proprio terremoto che segnò un passo indietro molto importante riguardo a questa idea, che aveva rappresentato le basi fondanti della scuola stessa. Infatti, grazie alla scoperta di grandezze tra loro incommensurabili, come la diagonale e il lato di un quadrato, i pitagorici dovettero fare un passo indietro e dichiarare una separazione tra aritmetica e geometria, in quanto non si poteva più spiegare che una fosse identica all'altra. Pensa che la cosa fu talmente scandalosa proprio perché andava ad intaccare le basi teoriche dell'intera scuola che fu tenuta nascosta per molto tempo, fino a che un pitagorico di nome Ippaso di Metaponto la rivelò all'esterno della scuola e di conseguenza fu cacciato dalla scuola stessa. Ricapitolando, ecco cosa hai imparato in questa videolezione. Secondo i pitagorici, il numero è la sostanza di ogni cosa. Aritmetica e geometria erano considerate identiche, almeno fino alla scoperta di alcune grandezze incommensurabili come la diagonale. I numeri dispari sono determinati e limitati e rappresentano il bene, il perfetto e l'ordine. I numeri pari sono indeterminati e illimitati e rappresentano il male, l'imperfetto e il disordine. La filosofia dualistica dei pitagorici si basa sull'opposizione tra limitato, che è il dispari, e l'illimitato, che è il pari.